Prosegue la preparazione degli squali verso il match di domenica, quando all'ora di pranzo, le 12.30, il Genoa, ormai orfano di Juric, farà visita appunto ai rossoblù all'Ushida. Sarà davvero un peccato non rivedere per la seconda volta consecutiva il tecnico croato all'Ushida dopo la storica cavalcata che portò i pitagorici in massima serie. Ma forse, da un altro punto di vista, può essere anche un vantaggio che il cambio in corsa, per quanto riguarda il Genoa, sia avvenuto ora. Ballardini è sì un tecnico valido, ma nonostante la settimana di pausa, non ha avuto molto tempo per imporre le proprie idee ad una squadra costruita comunque per Juric ed improntata al 3-4-3 o al 3-5-2, moduli che Ballardini stesso non ha quasi mai sperimentato. Davide Nicola dovrà comunque preparare la gara al massimo, come sempre, sapendo che un'altra vittoria potrebbe solo far bene a morale e classifica. Gli allenamenti degli squali stanno continuando senza alcuni calciatori che sono stati impegnati con le nazionali. Uno su tutti, Marcus Rodien, che ha dato davvero un grande dispiacere a tutta l'Italia, riuscendo con la sua Svezia a qualificarsi al mondiale a discapito degli azzurri. Rodien è entrato in campo nel finale per conservare il risultato. Altri rossoblù sono invece stati impegnati per gare amichevoli. Arlen Tajeti ha giocato 24 minuti contro la Turchia nella gara vinta per 3-2 dagli uomini di Panucci. Buone notizie per Tonev, che ha rivisto finalmente il campo con la sua Bulgaria, subentrando all'ultimo quarto d'ora e contribuendo al gol vittoria dei suoi. E poi, ultimo, Romero Aristoteles, il quale ha giocato un tempo intero nell'amichevole nella quale la sua Venezuela è rimasta sconfitta contro l'Iran. Ieri invece è stato il turno di Rolando Mandragora, impegnato con l'Under 21.